Tutto in 60 secondi, tra il 60esimo e il 61esimo si decide il match. Teramo-Ternana finisce 1-1, la prima sfida tra le grandi del Diavolo, che sale a quota 22 punti, ma dimostra di poter lottare alla pari con una squadra strutturata ed esperta come quella di Gallo. Formazioni confermate sia in casa Teramo con Martignago e Bombaggi alle spalle di Magnaghi, sia in quella Ternana con il recuperato Palumbo in mediana, regolarmente con Paghera e l'ex Proietti nel 4-3-1-2 che vede Partipiro dietro Ferrante e Marilungo. All'ottavo subito emozioni con Bombaggi prima e Tentardini poi che sfondano sull'out Mancino, servizio per Magnaghi in area di rigore, conclusione Mancina alta sopra la traversa. Altra opportunità per il Teramo al 20esimo, azione insistita dopo un piazzato di Bombaggi, tacco in area di Cristini per il diagonale di Ilari che sfiora il palo alla sinistra di Tozzo. Al 24esimo contatto Marilungo-Cristini in area, protesta la punta rosso-verde ma per Cudini è tutto regolare sul capovolgimento e Parodia a immolarsi sulla staffilata di Bombaggi a colpo sicuro. Rientro dagli spogliatoi ed è subito Diavolo, contropiede orchestrato da Bombaggi, servizio per il diagonale di Martignago, Tozzo tocca ma non trattiene, Proietti spazza prima che la palla varchi la linea di porta. Al 58esimo ancora Teramo vicinissimo al gol, Bombaggi calamita una palla vagante, si gira e conclude, tiro deviato da Suager che quasi sorprende Tozzo, ma dopo un minuto che arriva la beffa è Partipiro il più lesto ad avventarsi sulla sfera e ribadire in porta la rete dello 0-1 che fa esplodere la curva ternana. Gioia che dura pochissimo, altri 60 secondi e Magnaghi protegge il pallone, vorrebbe andare al tiro ma da dietro arriva come un treno Costa Ferreira che scarica un bolide alle spalle di Tozzo per l'immediato pari, rete che fa impazzire gli oltre 3.000 del Bonolis. Tedino inserisce Santoro e Mungo per Costa Ferreira che esce in barella e Martignago. Gallo richiama l'autore del gol, Partipiro per Furlan e dopo qualche istante Torromino e Salzano per Marilungo e Paghera. Le contromisure di Tedino, Cianci e Lasic per Magnaghi e Ilari. Il Diavolo ci prova al minuto 88 e lo fa col tiro velitario di Mungo, bloccato senza problemi da Tozzo in un finale nel quale il Diavolo sembra avere più benzina in corpo. Il varco però per risolverla in extremis, l'11 di Tedino non lo trova. Il pareggio può stare anche bene. Domenica prossima l'ostacolo numero 2 ha il volto di Vivarini e le sembianze del Bari.